Vi fu un tempo in cui non si diceva più Roma, si diceva l'urbe. La vecchia scolastica retorica della romanità aveva raggiunto il suo livello massimo. L'ultima Roma papale fu definita una metropoli paesana, ma era molto più paesana che metropoli. Ridotta a 200.000 abitanti, aveva perduto da tempo ogni tendenza all'espansione. Pareva ferma nel tempo, fuori del tempo. Si poteva fare di essa la capitale moderna di uno stato giovane, ma l'Italia ufficiale non voleva essere giovane e nuova. Voleva Roma come simbolo di una grandezza tramontata da almeno 15 secoli. La retorica dell'urbe, che farà poi tanto male, fece così svettare nel cielo, sin dagli inizi del Novecento, le prime alate vittorie. Roma ha sempre dimostrato una straordinaria capacità nell'incorporare e far sue le esperienze più diverse. Ma il falso romano antico è il più estraneo alla città. Ogni volta che si volle fare romano, nacquero le architetture meno romane di tutta Roma. Bianco e altissimo, il monumento a Vittorio Emanuele II è veramente un gigantesco oggetto estraneo usato sulla città. Oggi, fra la marea montante delle automobili, appare come il più assurdo spartitraffico del mondo. Con mentalità tipicamente provinciale si cercò il monumentale nelle spropositate dimensioni. C'era vicina la stupenda lezione michelangiolesca della piazza del Campidoglio, che il gigante pretende di umiliare. Si dice, ad indicare rovina e danno, un elefante nella vetrina di un gioielliere. Calato fra tanti gioielli ambientali, storici, artistici della vecchia città, l'elefante agì da elefante. Ultime conseguenze gli sventramenti mussoliniani. Per rimettere in luce e onore, si disse, le vestigie. Le vestigia, già coperte e nascoste dagli antichi quartieri, furono nuovamente sepolte quasi per intero, esattamente per l'84%, in una piana di asfalto. Era questo vuoto che si voleva per buttar fuori la povera gente dalle vicinanze di Piazza Venezia e far sfilare le quadrate legioni. Sfilano oggi legioni di automobili, e il volo imperiale rimane visibile in fosse inaccessibili quanto già si conosceva. Questo modo di intendere l'architettura e l'urbanistica ha precise conseguenze sui concetti di conservazione dei monumenti romani. Ecco qui una piazza di Europa, la bella piazza del Campidoglio su disegno di Michelangelo. Gli edifici che la circondano, i due palazzi laterali che divergendo ne allargano la prospettiva in un ben calcolato effetto spaziale, l'ampia scalinata che vi sale non sono stati tutti. Ma osservando una vecchia planimetria notiamo come esistesse una precisa rispondenza con la forma e misura della piazza sottostante. Forma e misura che dopo la costruzione del Vittoriano furono distrutte con i soliti sventramenti, riducendo il Campidoglio ad episodio minore. Fondalino scenografico, pur se prezioso, di uno slargo inespressivo, sul quale incombe la sproporzionata massa del monumento a Vittorio Emanuele. Pezzo da museo, posto sul lato di una moderna strada di traffico. Un altro scempio, e tra i peggiori, è stato compiuto alla Bocca della Verità. Tre monumenti, la chiesa di Santa Maria in Cosmedin, il tempietto circolare di Vesta e quello della Fortuna Virile spiccavano in uno spazio articolato attorno ad una fontana settecentesca. Scrive Paolo Portoghesi in un suo libro. Gli spazi racchiusi e fluidi creavano tra i vari edifici relazioni imprevedibili che aiutavano a cogliere il carattere precipuo di ciascuno dei monumenti e il valore storico e allegorico di una mescolanza che vedeva riunite le testimonianze dell'età repubblicana, di quella imperiale, del Medioevo e dell'età barocca. Oggi non esiste più nulla. Chiesa, privata della sua elegante veste settecentesca per un restauro scolastico, appare sperduta e rimpicciolita al fondo del grande vuoto creato dai più massicci sventramenti e subito riempito dal traffico. Il tempio detto di Vesta emerge isolato sopra un mare di automobili. Quello della Fortuna Virile pare un modellino dimenticato per tempo.
E come se non bastasse, accanto alla chiesa piccola è stato costruito un alto palazzo che domina presuntuoso lo scenario di moderna desolazione, nel quale la fontana settecentesca ha una collocazione casuale, incongruente. Sull'altro lato, oltre il tempio della fortuna virile, la piccola casa medievale dei Crescenzi, che spiccava un tempo tra modeste costruzioni, la conclusione di un'armonica prospettiva, è oggi un povero rimasuglio di antico, incorporato da un palazzone cristo, in cui i suoi mattoni scoperti tenta maldestramente di donarsi. La piazza e la basilica di San Pietro, racchiuse in uno spazio preciso, costituivano, per chi vi arrivava da una delle strette vie dei Borghi, la più stupenda e sapiente di quelle sorprese tipiche della città barocca. E l'edilizia modesta che fronteggiava il colonnato ne accentuava la solennità. Solo la retorica imperiale della Roma fascista poteva pensare che prolungando la piazza monumentale in una via monumentale, tutto diventasse più monumentale. Così San Pietro fu ridotto al lontano fondale di una larga e insulsa strada. Il traffico, col suo decorativo contorno di segnalazioni, giunse subito a degradare un ambiente che voleva rispetto. E la basilica e il colonnato berniniano hanno perso l'imponenza della loro improvvisa apparizione. A nulla servono le due quinte che furono costruite per restringere un poco la strada quando ci si accorse dell'enorme guasto che era stato compiuto. E se ci dirigiamo verso la Roma moderna? Ci accoglie il monotono e chiuso squallore dei nuovi quartieri di tutte le città italiane. Proprio oggi che gli studi urbanistici hanno fatto tanti progressi, e che si guarda la città come ad una vasta creazione architettonica che dovrebbe quindi dare all'ambiente in cui viviamo un'armonia e un respiro spaziali che potrebbero aiutarci a vivere meglio. Proprio oggi le nostre città sono dominate dalla sola speculazione immobiliare. E c'è da domandarsi quali negativi effetti psichici possono avere su di noi e sui nostri figli ambienti urbani come questi, monotoni, chiusi, opprimenti. Le responsabilità degli abili speculatori, volgari riempitori di spazi a tante lire il metro e di chi li lascia liberi di agire non sono soltanto di ordine estetico. Così, da varie parti si giunge per vie strette e ombrose alla piazza. Irregolarità nella pianta, nessun canone scolastico di centralizzate prospettive, nessuna ricerca di monumentalismo romano. Un discorso sommesso eppure di alta poesia. Un capolavoro di misura che dà la giusta solennità all'antico tempio di Agrippa. Ed ecco Piazza di Spagna, che si restringe e si allarga con il ritmo di un ampio respiro. Siamo qui come altrove di fronte ad un'opera collettiva, come d'altronde tante cattedrali e palazzi ai quali nessuno nega valore d'arte solo perché manca la personalità singola di un autore. Ambienti come questo sono la testimonianza di un'altissima civiltà del costruire, di una disciplina e di un sentimento della città. Ecco, su un lato, tra architetture che hanno la dignità rara della modestia, l'ampia e luminosa apertura della scalinata. Thank you.
presenza dell'uomo dà la migliore misura di quest'opera creativa, che prevede la sosta, il riposo, che in un crescendo ben ritmato lo porta a salire verso spazi sempre più aperti. Infine, sotto l'ampia volta del cielo, la città diventa natura, paesaggio. Concepire la città come spazio in cui viviamo significa anche guardare ad essa come al più umano dei paesaggi. Il manuale di storia dell'arte, la guida turistica illustrata, ci danno un repertorio di facciate. Per comprendere ed amare una realtà urbana, occorre invece viverla nei suoi più complessi e mutevoli aspetti, nelle varie ore del giorno, nelle varie luci e condizioni di tempo. La vita è infinita.